Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo qui a Roma per la nona marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze organizzata da Società Libera. In mia compagnia c'è Maria Carmela Lanzetta, già ministro degli affari regionali e componente del direttivo appunto di Società Libera. Le chiediamo l'importanza di questa marcia e appunto della libertà oggi in un paese come l'Italia. Io credo che sia importante essere qui oggi a Piazza Mazzini perché bisogna costantemente dare e ricordare dei popoli che sono oppressi, delle stragi che avvengono nel mondo in nome della determinazione dei popoli e della libertà di pensiero. Questo fa bene a noi soprattutto, a noi ricordare quante persone sono morte per ottenere quella libertà di cui oggi noi godiamo e quindi essendo un bene preziosissimo, continuare a lottare per poterla mantenere, per non farci mai attaccare in quelle che sono le libertà democratiche, per continuare a costruire un'Italia democratica, quindi parlare degli altri popoli, in particolare qui sono i tibetani, i siriani, gli armeni soprattutto, continuare a ricordare e ricordando loro e porgendo le nostre forze, la nostra voce per loro, ricordare a noi stessi quando sia importante combattere per la libertà. Quindi la libertà non è scontata, ma bisogna difenderla giorno dopo giorno con scelte sagge e intelligenti. La libertà non è mai scontata, nessun bene che abbiamo, la democrazia non è scontata, l'abbiamo raggiunta dopo una guerra mondiale, l'abbiamo raggiunta dopo tanti anni di dittatura, l'abbiamo raggiunta con la morte dei nostri padri e di italiani che si sono immolati. E quindi la libertà come oppressione politica, la libertà dalla corruzione, la libertà della mafia ci deve costantemente impegnare e farci continuare a combattere perché è un bene che noi dobbiamo preservare per noi e per chi viene dopo di noi. Ringraziamo Maria Carmela Lanzetta per il contributo che ci ha dato e le auguriamo buona marcia per la libertà. Grazie.